Sabato 8 ottobre 2022. Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 27, 28. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Riflessione. Il Vangelo di oggi è molto breve, ma ha un significato importante nell'insieme del Vangelo di Luca. Ci dà la chiave per capire ciò che Luca insegna rispetto a Maria, la madre di Gesù, nel cosiddetto Vangelo dell'infanzia. Luca 11:27. L'esclamazione della donna: «In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, una donna alzò la voce in mezzo alla folla e disse: "Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte". L'immaginazione creativa di alcuni apocrifi suggerisce che quella donna era una vicina di Nostra Signora, lì a Nazareth. Aveva un figlio chiamato Dimas che, con altri ragazzi della Galilea di quel tempo, entrò in guerra con i Romani, fu fatto prigioniero e messo a morte accanto a Gesù. Era il buon ladrone. Sua madre, avendo sentito parlare del bene che Gesù faceva alla gente, ricordò la sua vicina, Maria, e disse: «Maria deve essere felice con un figlio così». Luca 11:28. La risposta di Gesù. Gesù risponde facendo il più grande elogio di sua madre: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Luca parla poco di Maria, qui e nel Vangelo dell'infanzia. Per lui, Luca, Maria è la figlia di Sion, immagine del nuovo popolo di Dio. Rappresenta Maria modello per la vita delle comunità. Nel Concilio Vaticano II, il documento preparato su Maria fu inserito nel capitolo finale del documento Lumen Gentium sulla Chiesa. Maria è il modello per la Chiesa. È soprattutto nel modo in cui Maria si rapporta con la parola di Dio, Luca la considera esempio per la vita delle comunità. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Maria ci insegna come accogliere la parola di Dio, come incarnarla, viverla, approfondirla, farla nascere e crescere, lasciare che ci plasmi, anche quando non la capiamo o quando ci fa soffrire. Questa è la visione che soggiace al Vangelo dell'infanzia. La chiave per capire questi due capitoli ci è data dal Vangelo di oggi. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Vediamo come in questi capitoli Maria si mette in rapporto con la parola di Dio. L'Annunciazione: si faccia in me secondo la tua parola. Sapere aprirsi in modo che la parola di Dio sia accolta e si incarni. La Visitazione: beata colei che ha creduto. Saper riconoscere la parola di Dio in una visita e in tanti altri fatti della vita. Il Magnificat: il Signore ha fatto in me prodigi. Riconoscere la parola nella storia della gente e pronunciare un canto di resistenza e di speranza. La Nascita: lei meditava tutte queste cose nel suo cuore, non c'era posto per loro. Gli emarginati accolgono la parola. La Presentazione: i miei occhi han visto la tua salvezza, i molti anni di vita purificano gli occhi. Simeone ed Anna: una spada trafiggerà la tua anima. Accogliere ed incarnare la parola nella vita, essere segno di contraddizione. Ai 12 anni, nel Tempio, non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Loro non compresero la parola che fu detta. L'elogio alla madre: beato il grembo che ti ha portato, beato chi ascolta e mette in pratica la parola.